Ciao a tutte, benvenute sul mio canale con un nuovo video. Qui c'è Nello che oggi lo faremo lavorare, che ora si arrabbia perché ultimamente per motivarmi sto facendo troppe spese. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ora Nello lo apre e ve lo fa vedere. Guardate. Ora Nello, da bravo, come si dice, come ti si può definire? Ding dong. Guardate, da bravo, sul binario 7 il treno espresso. Da, come si dice, da bravo montatore, ci monterà questo. È da un po' che lo cercavo. E appena l'ho visto ho detto no, questa volta lo compro. Fai vedere. Oh, bello, cioè di qua e di là, ovvia. Allora, finché Nello lo monta, poi vi faccio vedere dove lo metterà giù e gli dà un'occhiata, io vi faccio vedere i soldi che spendo per motivarmi. Allora, ho comprato questo da Amazon, che me l'ha montato Gabriele. Questo e ha il cassetto ed è un porta detersivi. Ora dovrò andare a vedere dove metterlo. Ha questi contenitori per le spugne e poi qui per appendere questi. Insomma, è un organizzatore per i detersivi. Ora andrò a vedere dove posizionarlo. Poi questo da Amazon e anche l'orologio da Amazon. Poi ho preso dall'IKEA, siamo andati io e Federico, questo cestino, questo portapiante con la pianta. Allora, la pianta è vera, non è finta, e questo all'interno ha la plastica, plastificato, in modo da poter inserire la pianta, almeno così non esce fuori là. Poi ho trovato questi barattolini che mi sono piaciuti tanto e sono quelli ermetici. Ho comprato questi perché quando faccio il pesto di solito lo metto nei barattoli grandi, ma con questo invece sono talmente piccoli che almeno faccio le monoporzioni e per noi bastano, e sono tre. Sono bellini. Poi ho preso il purpurrì alla vaniglia e alla ciliegia, è profumatissimo. Queste spugne per la doccia che sono veramente ottime. Poi Federico ha voluto prendere questo vaso, quindi un porta vaso per metterci dentro i fiori. Nello è all'opera quasi, ora lo guardiamo. E questo invece è per innaffiare. Ora intanto seguiamo Nello cosa combina. Ecco Nello, ha già preso le misure con i buchi. Libretto di istruzioni per vedere come inserire le pile. Tutti in silenzio per guardare come si tolgono questi affari per mettere le pile. Ah, ecco. Ah, ecco. Allora vi facciamo vedere. Dotato di pile. Qui vi metterò tutto in descrizione su Amazon, che se volete acquistarlo e volete guardare il prezzo,
aggiustiamo l'orario, sono le 5 e 14. Aggiustiamo anche questo. Funziona. Devi mettere i tappi. Si sente il ticchettio. Momento che prendiamo la tecnologia adesso, cioè il nostro servizio. Intanto bellino questo, eh. Avvitatore Ingersoll Rand Super Professional. Manca un pezzo. Sì. No, si appoggia solamente quello? Non si avvita? Tanto una volta che è lì, nessuno deve venire a toccare. Quello no, quando, però mi devo ricordare quando lo pulisco. Non arrivo sul binario 1 espresso. Bellino. Sembra un po' storto. No, non c'è. O così forse. Sai cosa? La stecca secondo me è un po' storta. Questa. La devi tirare un po' su. Hai proprio di romperla, eh? È antico, è antiquariato, è anche storto perché è vecchio. L'importante è che non lo... Eh no, perché oppure a tirarlo su, questo viene... non è un metallo... No, più che altro è che non viene via dal muro, capito? No, dal muro no, quello che è così... qui con voi sto pulendo questa parte qui perché andiamo insieme a vedere di sistemare il porta detersivi e quello che ho comprato da Amazon. Allora pulisco nella parte sotto e provo a mettere il porta detersivi nella parte sotto, ma con un risultato veramente scarso perché essendo troppo basso i detersivi non mi ci stanno. Cioè sono troppo alti per entrare lì sotto e allora così niente, abbandono l'idea di mettere i detersivi nella parte bassa e lo posiziono nella parte alta del panchetto. Vedete tutti i detersivi nella parte sopra? Questi li inserirò tutti all'interno del porta detersivi, li metterò tutti insieme, quindi ci metterò sia i detersivi della cucina, i detersivi della lavatrice, del pavimento, dei bagni, li metterò tutti insieme in modo da averli tutti a portata di mano e quando vado a fare la spesa perlomeno guardo e so quello che devo comprare o non comprare perché ce li ho tutti lì. E poi ho comprato anche
queste spazzole, come vedete, hanno un tappo, vedete, si chiudono con un tappo, all'interno si mette il detersivo, quindi quando le si fanno ad usare si pigia con il dito sopra e viene fuori il detersivo senza buttare via detersivo inutilmente. Qui vado a pulire questa mensola perché ripristino tutti i porta detersivi, perché ho creato questo angolino della lavanderia dove metto tutti i miei detersivi. Infatti vado a svuotarli nei contenitori e butto via tutta la plastica. Preferisco avere i detersivi dentro queste bottiglie di vetro, sono belline da vedere, fanno un po', diciamo, arredamento, ecco, anche se la lavanderia è chiusa, però preferisco insomma che si veda in questo modo, e almeno avere ogni angolino della casa abbastanza sistemato. Questo travaso dei detersivi è che, per dire, qui in questo porta detersivo che io ho messo lì come porta detersivo, qui ci stanno anche due flaconi e quindi non li ho in disordine, quindi ho tutto per benino e butto via contenitori che diversamente mi darebbero solo fastidio stando lì e mi occuperebbero molto spazio. Qui vado a sistemare per benino tutto, e quindi ho già pulito e vado proprio a sistemare per bene tutta la parte della mensola. Un pochino qua e là e a volte non li trovavo, invece così, avendoli tutti in un posto, so che insomma sono lì, ecco, quindi lo metterò sempre nel vano dove ci sto mettendo i detersivi, mi ci avanza anche un po' di posto per poterli mettere anche questi straccetti per la polvere. Vado a sistemare tutte e due le bustine del purpurri e all'inizio uso questo bicchiere che avevo in lavanderia, ma poi dopo mi sono ricordata di avere quel portafiori che aveva voluto comprare Federico e ho sfruttato meglio quello perché mi sembrava più grande, quindi anche i fiori, almeno anche nella lavanderia, ho un po' di profumo con questo purpurri. Infatti dopo mi rendo conto che effettivamente è piccolo e do il cambio al portafiori che avevamo comprato, ma quello si può usare, diciamo, per svariati modi e ho preferito usarlo per metterlo nella lavanderia.
diciamo, o a portata di mano. Sulla destra metterò i grembiolini per la scuola, sotto a destra dovrò comprare un contenitore per mettere tutti gli stracci nuovi, in basso ho il cestino che porterò nelle camere, quindi su nei piani con tutti i detersivi pronti, e quelli a sinistra sono i detersivi che ho già usato e che dovrò andare ad usare successivamente, ma comunque ho veramente ora molto spazio per i detersivi, quindi sono veramente contenta. I barattolini togliendo tutti gli involucri e ora vado a mettere dentro al centro tavola i fiori, il purpurri, quello alla ciliegia, e lo metto lì perché mi piace il colore con le candele, cioè va proprio a proprio molto vicino al colore delle candele, quindi ho deciso di metterlo come centro tavola. Niente, siamo alla fine di questo video, spero che vi abbia fatto compagnia e vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente mettetemi un like, e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, e vi saluto al prossimo video, vi do un grande abbraccio e un bacio, ciao da Cecilia, a presto.